Buongiorno a tutti, sono Marco Sutera e sono un attore romano, in questo momento con l'agenzia La Cantera. Sono nato a Roma il 31 marzo del 2003, dunque ho 20 anni, e attualmente vivo a Ciampino con la mia famiglia. Sono alto all'incirca 1,83 m e nella mia vita coltivo diverse passioni, in particolare ovviamente soprattutto quello della recitazione, ma anche un po' quello della musica che mi ha un po' trasmesso mio padre, in quanto lui nel tempo libero è un musicista. Infatti nella mia vita ho suonato per 5-6 anni il pianoforte e 3-4 anni di batteria. Ho fatto anche diversi sport, tra cui calcio, pallavolo, tennis, calisthenics e attualmente CrossFit. Per quanto riguarda la recitazione, invece, diciamo che ho iniziato a recitare in particolare negli ultimi 2 anni. È una passione che comunque coltivo fin da quando sono bambino, ma mi ci sono concentrato soprattutto l'ultimo periodo perché diciamo che mi ha aiutato a superare probabilmente il periodo più difficile della mia vita, dato dalla morte di mia nonna, che per me è stato un trauma e mi ha portato a perdermi completamente, a perdere completamente la rotta. E la recitazione mi ha proprio aiutato perché io ero una persona e mi tenevo tutto dentro e quindi è arrivato un momento in cui sono esploso completamente. E proprio la recitazione mi ha aiutato perché io attraverso essa mi esprimo completamente al 100%, riesco a tirar fuori tutto quello che mi fa star sia bene sia quello che mi fa star male. Quindi diciamo per me è stata una vera e propria salvezza e quindi per questo ho cominciato in realtà a recitare. Per quanto riguarda i gruppi subculturali, in realtà c'è stato un periodo in cui mi identifico uno di questi, se così si può dire, che è quello rock, più rock, perché tra gli 11 e i 14 anni ho fatto 3 anni di batteria e avevo una mia piccola band con cui facevamo molta musica rock, quindi quello è stato un periodo molto rock della mia vita. Per quanto riguarda ciò che mi fa arrabbiare, ci sarebbero tante cose da dire, però mi fa arrabbiare soprattutto chi fa il forte con i più deboli, in quanto io essendo stato soprattutto da bambino una persona molto debole caratterialmente, questa cosa l'ho subita veramente tanto. Come mi sfogo? Mi sfogo in palestra soprattutto, appunto ho riniziato CrossFit da poco e nella mia palestra facendo anche lezioni di boxe mi sfogo anche molto al sacco e questi sono i miei profili. Questa è la mia figura intera.